Un accordo che rafforza il rapporto già esistente tra Coldiretti e Istituto Diocesano di Arezzo, l'istituto che detiene e custodisce il patrimonio immobiliare della diocesi aretina. I terreni in particolare saranno messi a disposizione di giovani imprenditori e non solo. La nostra spinta più grande deve essere verso i giovani, perché in agricoltura ci sono grandi opportunità e attraverso l'utilizzo dei terreni dell'istituto hanno un'opportunità di utilizzare dei terreni con dei costi di affitto veramente esigui, per cui è più facile progettare. Progettare poi un futuro, ma quello che a noi preme è proprio creare un'impresa giovane che sia sostenibile, quindi mettere tutto il nostro know-how a favore dei giovani per cui possano creare dei progetti di filiera ma anche di recupero di vecchie tradizioni, vecchie coltivazioni. I tecnici dell'istituto e quelli di Coldiretti dovranno valutare quali possibili soluzioni potranno esserci per progetti che tendano ad un corretto utilizzo del territorio. Il territorio interessato è nella sostanza tutta la proprietà dell'istituto, diverse migliaia di ettari di bosco seppur frazionatissimo, un paio di migliaia di seminativo e qualche residuo di dove ci sono impianti specializzati, ma non è importante questo, ci interessa in questo momento mettere in campo idee nuove per favorire lo sviluppo di insediamento di giovani in agricoltura e soprattutto perché si riaffermi l'idea che il territorio dove noi viviamo è qualcosa che dobbiamo custodire, migliorare, lasciare davvero in modo maggiormente adeguato. Quello che mi piace dire è che chi opera nel terreno contribuisce ancora di più alla continuità della creazione nel tempo.